Ciao, sono Duke. Oggi vorrei presentarvi un nuovo titolo che non avevo ancora mostrato sul mio canale. Questo è Jamestown, Legend of the Lost Colony. È un titolo molto arcade che sono contento di poter giocare con il mio arcade stick invece di limitarmi a utilizzare la tastiera o il mouse, però ci sono una varietà di sistemi per poterci giocare, come detto, la tastiera, il mouse o anche un gamepad, però penso che il feeling da sala giochi sia ottenibile solo con un arcade stick. È un gioco arcade, come ho detto, quindi noi saremo una navicella che deve distruggere tutto quello che c'è sullo schermo, però è molto curato, lo si nota anche dai dettagli. Inoltre ci sono livelli bonus e c'è anche un negozio dove io ho appena comprato tutto quello che potevo, perché se devo essere sincero non me ne ero accorto all'inizio che potevo comprare, quindi stavo giocando ancora con lo sparo base ed era piuttosto difficile. Vorrei mostrarvelo, andiamo subito a iniziare, difficoltà leggendary, ready, e qua posso scegliere questi quattro tipi di sparo. Abbiamo sempre lo stesso sparo base, però possiamo scegliere uno sparo speciale diverso. Questo è un beam, cioè un raggio, che non è male, fa più danno di quello normale, però rallenta la navicella e spara solo davanti. Qua abbiamo Gunner, possiamo scegliere noi in che direzione sparare. Ho notato che non è molto facile da controllare. Poi abbiamo questo Charge, che è interessante e mi ricorda molto Mega Man, e anche se magari non è il più forte, però lo trovo divertente. E poi Bomber, noi spariamo dei proiettilini, quindi ci cambia anche lo sparo standard, però quando premo il tasto speciale esplodono i vari proiettilini. Per ora non mi è molto piaciuto, mentre il più divertente secondo me è questo Charge. Capitolo primo, guerra sopra la frontiera dell'est. Dicevo che è ben curato perché, guardate nello sfondo, accadono una serie di cose e quello che accade sullo sfondo non è semplicemente una decorazione estetica, ma va ad influenzare anche quello che effettivamente è il gameplay, perché i vari omini che noi vediamo sullo sfondo, quando si mettono a sparare, possono anche distruggere alcune navicelle. Certo, non fanno molto danno, non bisogna affidarsi a quelli per poter progredire, però questo non significa che non faccia piacere vedere che quello che accade nello sfondo influisce il gameplay vero e proprio. Comunque, appunto, parlando di gameplay, mi sembra anche giusto dire come funziona. Io sto premendo il primo tasto e sparo questi proiettilini davanti. Quando premo il tasto speciale rilascio questa bolla di energia che fa un bel danno e poi si carica. E quando mi colpiscono i proiettili muoio, che strano, eh? E quando raccolgo queste monetine posso ricaricare quella barra che c'è in alto a sinistra, e quando è carica, premendo il tasto appropriato, faccio uno scudo che ferma i proiettili, e dopo avvio anche un periodo in cui il mio sparo diventa viola, e finché rimane viola faccio più danno. Quindi, oltre che a creare uno scudo, abbiamo anche la possibilità di potenziare il nostro attacco. Essendo un gioco in cui bisogna fare molta attenzione agli spari, a volte ci sarà davvero di tutto sullo schermo. Guardate qua, quello che si vede ora è niente. Può capitare davvero che lo schermo si riempa di proiettili e sembra quasi impossibile evitare. Però quindi bisogna fare attenzione, per questo che credo che non sia forse il gioco più adatto per un let's play su YouTube, perché ci sono dei momenti in cui bisogna semplicemente stare zitti e incrociare le dita sperando di evitare tutto quello che ci sarà sullo schermo, che non sarà poco. Comunque la difficoltà l'ho scelta leggendaria, perché se non si sceglie una difficoltà abbastanza elevata non si possono superare, non si possono anzi sbloccare altri livelli. Immagino che l'idea che c'è alla base è che si può scegliere magari una difficoltà più semplice per fare punti, poi sbloccare armi migliori e così poter completare il gioco a una difficoltà più alta che ci consente di sbloccare nuovi livelli. Mi accorgo che dovendo parlare è abbastanza difficile riuscire a fare bene in questo gioco. Qua c'è il primo boss, il mostro tentacoloso, e noto che nei vari videogiochi c'è questa tendenza a fare mostri coi tentacoli, e secondo me il motivo è che è difficile elaborare un character design sempre originale o efficace, e quindi uno dei sistemi facili è: facciamo un mostro deforme, lo riempiamo di tentacoli, gli mettiamo qualche magari apparato robotico e funziona sempre. Anche se magari non è il massimo, comunque
lo stile grafico mi piace, mi ricorda un po' Metal Slug, ovviamente è un tipo diverso di gioco, però me lo ricorda. Proprio come stile nei disegni e nei colori, la palette grafica molto tenue, non è male. Dà anche un po' un'impressione di gioco vecchio, gioco vecchio da sala giochi, però non è vecchio, questo è un gioco abbastanza recente, è semplicemente lo stile che è così. Non so come ho fatto a uscire da quell'inferno di proiettili. Da questo non ci sono uscito invece. Sto facendo davvero male. Era andato meglio prima, sinceramente. Se sembra un po' una scusa, però fidatevi. Penso di poter fare di meglio, sono morto un miliardo di volte. Ecco qui. E questo era il primo livello. Ora premo skip story perché dobbiamo andare avanti, però una storia c'è, l'hanno curata, però non ci sono animazioni, non ci sono cinematic né niente, è semplicemente testo con una... è del testo con un'immagine che lo rappresenta, che lo raffigura, niente di particolarmente emozionante. Un'avventura, un viaggio attraverso il settore oscuro. Ora ho scelto una diversa arma. L'arma base è questa, e se io premo il tasto speciale fa questo raggio che fa più danno ma rallenta la mia astronave. Mi trovo bene. È un'arma che comunque dà abbastanza soddisfazione, anche se forse bisognerebbe conoscere bene i livelli e sapere per ogni livello qual è l'arma migliore. Perché non premo lo scudo? Qualcuno mi sa dire perché non premo lo scudo? Questo gioco si può... ancora. Inizio a parlare, vengo colpito. Questo gioco si può trovare su Steam. Ora non ricordo quanto costa, però metto in descrizione un link per andare ad acquistare il gioco su Steam. Dai, muori, esplodi. Il problema è che quell'astronave si muove orizzontalmente più velocemente di come mi posso muovere io con i miei proiettili. Se poi si mette anche a fare tutto questo, devo attivare lo scudo per forza. Ora lo sparo viola più potente, finalmente l'ho distrutta. E non appare niente ovviamente, così posso sprecare il mio sparo potenziato. No, sono andato contro un proiettile. Ho ancora due vite, ci sono i cuori sopra, si dovrei avere due vite e poi ancora un credito. Ecco, quando parlavo di sensazione, di feeling arcade, mi riferivo anche a questo, vedete che sotto c'è la scritta credits come se fosse messa la giochi. Sto davvero facendo una partita pessima. Non è il tipo di gioco che si può fare bene commentando. Però non voglio nemmeno stare zitto solo per non morire. Cosa ci importa a noi di morire? Finché riesco ad arrivare alla fine del livello senza doverlo ripetere. Cosa che potrebbe anche accadere. Dai col mio super sparo, perché non vengono distrutti. Mi sembra di notare che la differenza fra le varie difficoltà non sia solo legata alla quantità di proiettili che ci sono sullo schermo, ma anche a quanto danno dobbiamo fare noi nemici per distruggerli. Qua in Legendary è più difficile distruggere ogni singolo nemico, una vicellina che incontriamo. Tumorini verdi devono esplodere, voglio le vostre monete. Forse lo scudo dovrei utilizzarlo appena è carico per fare più danno, però mi sembra, ho sempre il timore di poi trovarmi in una situazione in cui è pieno di proiettili e io non ho lo scudo per salvarmi. Ah, ogni tanto esplodono e sparano un sacco di proiettilini. Questo raggio non è male. Oh, ecco, ad esempio, non so se sarei riuscito a uscire vivo da lì senza avere lo scudo. Sono morto lo stesso, insomma. Dai, devo arrivare al boss. Queste pianticelle carnivore che sparano proiettili non mi piacciono. Però l'ho anche superata, non posso più distruggerla, spero che non mi spari da dietro.
La cosa difficile è che a volte quando ti droppano tante monete si vanno a confondere con gli stessi proiettili che dovrei evitare e non è per niente facile. Oh, quanti proiettili! No, stavo per premere il tasto scudo, invece l'ho premuto troppo tardi perché sono furbo. Ok, è di nuovo carico, stavolta devo utilizzarlo prima di morire. Tumori che escono dall'acqua, roba che esplode schifosa. Dai. Ok, il boss, la signora del lago. Penso che questo sparo sia abbastanza adatto a questo boss, così posso fare tanto danno continuamente alla parte centrale, che è quella che subisce il danno. Prima avevamo un mostro tentacoloso deforme, ora abbiamo un mostro deforme però con i rovi, con i tentacoli di rovo invece che semplicemente di polipo. Fantastico. Ah, sì, è davvero adatta quest'arma a questo boss. Guardate come li distruggo velocemente. Disse subito prima di non riuscire a distruggerlo. Mi sembra di continuare a contraddirmi in questo video. Dai, esci dall'acqua che ti sparo. Ok, distrutto e distrutto, fantastico. Hanno avuto la decenza di far sì che i proiettili di ognuno di quegli affarini che spunta fuori venisse distrutta quando gli sparavo. E io come vado? Ok, ha smesso per fortuna. Dai, vattene. Ecco, sono andato. Forse non potevo andargli contro lì. Però non manca molto, quasi morto. Dai, muori, muori! Muori! Ok. Mi ha fatto anche prendere le ultime monete, bene, sono contento. Ok. Prossimo livello, Badlands. Oh, forse c'è qualcosa di nuovo al... Un attimo, voglio tornare indietro a vedere il negozio, se c'è qualcosa di nuovo. C'è questa cosa della storia, posso pagare per vedere più storia. Però non so, magari devo per forza acquistarlo per sbloccare qualcos'altro. E invece mi sa di no, perché mi dice difficoltà giudizio. Mi sa che devo... Ah, forse solo quando ho finito il gioco a un'altra difficoltà posso prendere quella più difficile. Vabbè, proviamo questa cosa Badlands. Sempre leggendario. Non so, stavolta potrei provare il bomber, non mi piaceva. Proverò questo gunner qui. Ok, bla bla bla, il prigioniero delle Badlands. Ora ho questo sparo qua, se io premo il pulsante speciale posso direzionarlo dove voglio. E così magari lo direziono a sinistra e sto qua per sparare ai vari nemici. Il problema è che, dato che per direzionarlo bisogna premere la leva che si usa per muoversi, può essere difficile direzionare e muoversi e fare entrambe le cose nella direzione che vogliamo. Mi sa che forse è meglio tenerlo sempre dritto per avere più potenza frontale, basta. Ah, ho ucciso qualcosa prima che apparisse sullo schermo, ottimo. Sempre piacevole. Sì, sto distruggendo tutto. Beh, quasi tutto. Astronavona. Mi sa che è meglio dare la priorità alle astronavi grosse e allo scudo, perché non uso mai lo scudo. Se decidete di acquistare questo gioco, usate lo scudo, non fate come me. È che mi sembra un po' come cedere. Non voglio cedere all'utilizzo dello scudo, però ho dovuto.
Ok. Ah, qua posso girare. No, ho attivato lo scudo per sbaglio. Comunque qua è utile lo sparo all'indietro. Dai, esplodi però quanto ci vuole. Ok. Ora lo rivorrei avanti, bene. Sì, non mi dispiace affatto questo sparo. Ma è un po' storto, sbaglio. Sì. Ok, ora a posto. Intanto cos'è che sta succedendo qua sullo sfondo? Una specie di effetto miniera. Mi ricorda StarCraft 2, tutte queste isole volanti. Sparo dietro. Sparo sia quella davanti che quella dietro. Non so come ho fatto a evitare tutti quei colpi assieme, non ne ho davvero idea. Scudo. Ok, per una volta ho usato lo scudo in un momento appropriato. Perdo un sacco di monete per evitare di morire, va bene. La cosa importante è non morire. Ah, non poteva esserci un momento peggiore per parlare. L'importante è non morire, muoio. Dai, come ho fatto a salvarmi ora? Dai, devo rifare lo scudo velocemente. Ok, dovremmo essere al boss. Bene, 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 bene. Ok, devo distruggere queste parti qua. Queste cupole sostanzialmente. Droppano un sacco di monete, però non è che posso prenderlo e morire. Quante monete, che bello. Oh, esagerati. Ah, scudo, l'avevo premuto il tasto. Si sarà anche sentito il click. Vabbè, se devo andare contro così alla morte però. Dai, posso giocare meglio di come sto facendo. Devo per forza ottenere lo scudo per andare al centro, se no non riesco a distruggere un bel niente. Ma ho davvero attivato lo scudo nel momento sbagliato. Dai, colpisce al centro. Evita i proiettilini. Bene, ce la sto facendo. Oh, no, non è vero che ce la sto facendo. Oh, bene. Avrei potuto fare di meglio. Però me lo perdonerete, spero. Wow. Sarebbe anche divertente magari provare con a giocare in più persone. Si può giocare fino a 4 persone. E ora c'è New Madrid. Ma il video è già durato abbastanza, quindi purtroppo dobbiamo chiudere qui. Spero che il gioco vi sia piaciuto. Non so se farò altri video su questo. Magari sì, se mi va, anche se siete d'accordo. E per ora vi ringrazio per aver seguito questo video, ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti!